Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale in un mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo bellissimo ricamo che vediamo poi anche qui. Il ricamo è questo. Quindi un ricamo, in questo caso ho messo due perline. In questo caso, quindi sia superiore che inferiore, in questo caso invece, come puoi vedere, adesso lo finiremo insieme, solamente una perlina. Poi qui ho fatto un punto catena che vedremo in un altro video come fare questo punto. Per realizzare questo tipo di ricamo con le perline avrai bisogno prima di tutto di un filo. In questo caso io ho utilizzato questo filo qui di cotone, che come puoi vedere non è tanto grosso. In questo caso tu puoi utilizzarlo o singolarmente oppure messo doppio, a seconda delle tue esigenze. In questo caso io l'ho messo singolo. Come puoi vedere viene abbastanza bene anche mettendolo singolo. Doppio è un pochettino più difficoltoso da realizzare. Questo, poi un ago. Io qua ho utilizzato questo qui, come puoi vedere, è molto fine, è più o meno di lunghezza così. Ecco, non troppo lungo, ma neanche troppo corto. Poi perline di varie dimensioni, come le vuoi tu. Io ho utilizzato queste perline così molto piccoline. Puoi utilizzare delle altre tipi di perline anche più grandi, ma non esagerare con la grandezza perché poi magari diventa troppo pesante e può implodere la maglia. Poi ti serviranno un paio di forbicine così molto affilate come queste. Ecco qua, che puoi trovare tranquillamente in negozio oppure anche su Amazon online. Sono forbicine da ricamo. Lo scotch che ti ho fatto vedere anche l'altra volta come lo utilizzo, te lo faccio vedere anche oggi per attaccare le perline, veramente un trucco super super facile. Io ho utilizzato questa volta un cerchio di legno perché ti volevo far vedere che puoi utilizzare anche questo per agevolare il tuo lavoro. Io ho utilizzato questo, che è fatto in questo modo, ha una base dove poterlo appoggiare e lo possiamo appoggiare o in questa posizione così oppure così, a seconda, anche così volendo, a seconda del lavoro che devi fare. Puoi utilizzare anche un cerchio che non abbia la base, ovviamente, ma faccia in modo che lo scollo della maglia rimanga bello teso, come in questo caso qui, bello teso. Ma adesso andiamo a vedere insieme come realizzarlo e quindi iniziamo subito il tutorial. Ho già iniziato, come puoi vedere, il lavoro, ma andiamo a vederlo insieme. Devi iniziare sempre questa parte, quindi devi infilare il filo e trovartelo nella parte, diciamo, superiore. Dopodiché io utilizzo come punto di riferimento il ricamo che ho fatto sotto, che è un ricamo che poi andremo a vedere in un altro video tutorial, quindi iscriviti al canale, che è una variante del punto a catenella, che è il punto a catena. Quindi ho pensato di prendere come punto di riferimento questa parte centrale, cioè la congiunzione tra una catena e l'altra, il punto di congiunzione. Quindi metto il lago in questa posizione, lo faccio andare verso questa parte e poi giro il filo in questo modo, vedi? Così. E tiro il filo. Qua si è formata questa parte qui, che puoi vedere qui, si è formata qui. Quindi adesso devo infilare la perlina. Mi preparo lo scotch. Ecco qua. Ecco. E ci metto le perline, trucchetto che ti ho detto la scorsa volta. Così sono tutte, rimangono belle attaccate allo scotch. Ovviamente, se lo scotch non attacca più, lo puoi cambiare, ovviamente. Quindi prendo una perlina, ecco qua,
la inserisco nel filo e arrivo fino a questo punto qua, cioè la devo sistemare in questo punto. Poi vado a inserire l'ago in questo punto qui e anche in questo caso devo farlo passare dietro, così il filo deve passare così. Ok, e tiro. Ecco qua. Abbiamo formato la V. Qua faccio la stessa cosa, quindi vado a puntare il mio ago nella parte di congiunzione tra uno e l'altro. Questo lo faccio passare il filo dietro, tiro e si è formata la distanza tra una perlina e l'altra. Aggiungiamo il nostro perlina e facciamo la stessa cosa. Quindi iniziamo da qua. Ecco, il filo lo puoi anche tenere così, dietro. Deve andare dietro il filo, così. Così. Vedi? Perfetto. Lo vediamo insieme nuovamente. Quindi vado qua, questo dietro, tiro il filo, aggiungo la perlina, vado nuovamente qua, questo dietro e vado. Faccio la stessa cosa, vado qui, dietro, poi alla fine lo fai senza neanche pensarci, diventa un automatismo. È solo all'inizio che devi un po' capire la pratica. Però vedi, è semplicissimo, vedi come sono veloce? Ecco qua, facciamo questo dietro. Ecco qua, mettiamo la perlina, stesso punto, il filo dietro e l'ago davanti, ed ecco qua, filo dietro, ecco qua, la perlina, rivado qua nuovamente, il filo dietro, e vado a tirare. Ok, allora se hai finito il filo, per esempio io ne ho poco qui, allora puoi fare così: gira il lavoro al rovescio in questo modo e vai a infilare l'ago in questo punto qui. Adesso devo ricominciare. Ok. Come vedi, deve andare dietro la perlina. Quindi così e così. Deve andare dietro il filo.
Ecco qua. È veramente molto, molto carino questo punto. Ed è super decorativo. Poi una volta che ci prendi la mano è divertentissimo. Ecco qua, siamo quasi in direttiva d'arrivo. Qua è la fine della maglia, quindi sono le ultime perline che applichiamo. Ecco qua. Qua. Così. Ecco qua. Qua possiamo anche terminare. Ok, perché è finita. Qua ho messo una perlina, quindi possiamo anche aggiungere una perlina. Ok. La fissiamo in questo modo e giriamo al rovescio, tenendo la perlina ferma con le mani. In questo modo e andiamo qui così. Ok, facciamo un bel punto, una bella nodo qua, fissare il tutto. Ecco qua, forbicine ed ecco qua. Allentare la vite ed estrarre il cerchio. E vediamo come è uscita la maglia. Ed ecco la maglia terminata. Il punto è venuto bellissimo. Veramente molto molto bello. Guardiamo nel dettaglio, come puoi vedere, filo ben teso, non ho fatto molta fatica per poterlo ricamare. Fammi sapere se anche tu farai questo tipo di ricamo, fammelo sapere nei commenti, lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino. Fammi sapere se lo farai e se lo farai, aspetto una tua foto, così la pubblicherò nei social con il link del tuo social, appunto, e così che ti possa fare anche pubblicità. Spero di ricevere tante tante foto. Una l'ho già ricevuta e sono veramente troppo felice, ne riceverò sicuramente anche altre. Iscriviti al canale, regalami un bel like, noi ci vediamo al prossimo video e buon cucito e buon ricamo a tutti. Ciao!